Buongiorno a tutti. Ho un racconto speciale da farvi oggi. Me l'avete chiesto in tante, c'è una grandissima curiosità su questa fragranza e ho deciso di prendermi questo tempo per voi oggi per farvi questo racconto di una ricetta di felicità e di condivisione di appassionati del mondo dei profumi. Vi racconto un attimino questo progetto. Questo flacone che è arrivato da poco in negozio e molti di voi già l'hanno comprato e l'hanno apprezzato tantissimo, è un progetto creato da un gruppo di appassionati della profumeria italiana. Che ha compiuto quest'anno 15 anni, il gruppo si chiama Giumi. Lo trovate sui social, c'è un forum, un blog, insomma, ci sono tantissime informazioni su di loro, anch'io faccio parte di questo gruppo e hanno voluto festeggiare i loro 15 anni di grande passione, di grande condivisione, facendo creare un profumo da uno dei nasi in assoluto più conosciuti e più apprezzati italiani, che è Arturo Ettolandi. E adesso voglio proprio raccontarvi questa ricetta. Vi faccio vedere di che cosa parliamo. Allora, il profumo si chiama Dolce quanto basta. È questo cofanetto meraviglioso. È un profumo che ricorda una zolletta di zucchero bianco ed ha un'ispirazione molto molto particolare e voglio approfittare per leggervi queste poche righe che mi hanno assolutamente incuriosita quando è nato questo profumo e l'ho voluto qui con noi in negozio per potervelo proporre tra tutte le nostre fragranze. Guardate anche che bella questa divisione degli ml e poi c'è questa scritta meravigliosa sulla scatola che secondo me è molto indicativa. Due cucchiaini di passione, due gocce di profumo, 10 grammi di condivisione, un pizzico di allegria. Vi leggo un attimino che cosa ha ispirato questo profumo. Non una vaniglia qualsiasi, intesa come vanillina o come torta, ma un baccello di vaniglia caduto e letteralmente sprofondato, affogato e ingoiato dal magma del catrame di Betulla. Quindi questo già vi fa capire la densità e la corposità che può avere questo profumo, che è un estratto di profumo concentrato che, come ho già detto, si tatua secondo me sulla pelle, ha una persistenza pazzesca. Gli ingredienti di Dolce quanto bastano si trovano in gran parte all'interno del romanzo Nanà di Émile Zola. Tutte le botteghe gli erano note, conosceva i singoli odori nell'aria satura di gas, i robusti sentori del cuoio di Russia, l'aroma di vaniglia proveniente dal sottosuolo di un laboratorio di cioccolateria, gli effluvi muschiati che uscivano dalle porte aperte delle profumerie, il profumo di Nanà era il patchouli. Questo cosa ci fa capire? Che non è una vaniglia zuccherina, non è una vaniglia dolce, ma è dolce quanto basta. È una vaniglia cuoiata con questo catrame di betulle e di patchouli che vi avvolge. Ha un sentore iniziale di frutti rossi, ribes, la fragola, quindi sono dei sentori estremamente succosi che poi si vanno a scaldare con queste note di fondo molto molto profonde. È una vaniglia dark, come la vorrei definire io, una vaniglia scura, una vaniglia che scalda e che è estremamente densa sulla pelle. Mi è piaciuto questo progetto, l'ho apprezzato tantissimo e mi ha strappato un sorriso quando hanno usato questo profumo perché l'ho trovato completamente diverso, perché è una vaniglia estremamente particolare e appunto non va pensato come un classico gourmand dolce, ma va pensato come un profumo molto più strutturato e molto più caldo. Sicuramente va bene sia da uomo che da donna, è estremamente intrigante ed è estremamente da scia. Quindi non vi resta che provarlo, trovate anche il campioncino sul sito, per qualsiasi domanda siamo qui. Buona giornata!